È sera, sei affamato, ma invece di preparare un pasto nella maniera classica, tutto quello che devi fare è prendere il tuo smartphone, aprire un'app e scorrere il menu per scegliere il piatto che vuoi mangiare. Tac, la tua cena appare come per magia. È una figata! Può sembrare fantascienza, ma considerando le ultime innovazioni, non sembra. Che sia questo il cibo del futuro? Ragazzi, il cibo prodotto in 3D è già realtà. Infatti, basta fare una piccola ricerca per scoprire che prodotti commestibili stampati in 3D sono già, o a breve, disponibili nei supermercati, come ad esempio il salmone. Ma cerchiamo di capire da dove proviene questa tecnologia. Negli ultimi anni le stampanti 3D sono diventate diffuse, quasi di uso comune. Ma dovete sapere che le origini della stampa 3D risalgono ai primi anni 80. Nel 1983 dei ricercatori riescono a produrre il primo oggetto usando una stampante 3D, che era un oggetto molto semplice. E infatti si riuscivano a stampare solo pochissimi oggetti, ma oggi possiamo ottenere quasi qualsiasi oggetto. Basta saper disegnare in 3D o prendere dei modelli già fatti e caricarli su appositi software e la stampante pensa tutto, crea. Però aspetta, come può questa tecnologia entrare in cucina? Nel 2006 la NASA inizia la ricerca della stampa del cibo 3D per riuscire a creare del cibo nello spazio per gli astronauti. Ma la NASA non era la sola interessata a riuscire a stampare del cibo in 3D. Nel 2007 i ricercatori della Creative Machine Lab della Columbia University sono riusciti a produrre un macchinario che crea oggetti edibili di glassa, cioccolato o formaggio. E la prima pasticceria a creare dei cibi stampati in 3D ha aperto nel 2011, che ha iniziato ad usare questa tecnologia per produrre cose di zucchero un po' particolari da usare come ornamenti per le torte. Poi dal 2014 stampanti specifiche per produrre cibo sono state create e vendute per la ristorazione, con lo scopo di produrre dei piatti particolari con disegni ben definiti. Idea geniale, ma il cibo ancora deve essere cucinato nella maniera tradizionale. E quindi non è che scegliamo dal menù il nostro piatto e ci viene creato davanti ai nostri occhi, pronto da mangiare. No, perché dobbiamo ancora cucinarlo. Ma i ricercatori della Creative Machine Lab dell'Università della Columbia si stanno spingendo ancora più in là, ovvero stanno cercando di capire un modo per creare del cibo già cotto. Viene stampato ed è pronto da mangiare. Infatti sembra che aggiungendo un laser a queste stampanti 3D si riesca a stampare e cucinare il cibo nello stesso tempo. Sì, però quale potrebbe essere il gusto? I ricercatori dicono che non c'è differenza tra un cibo stampato rispetto a un cibo tradizionale. Ma questo noi non possiamo saperlo. Comunque, in questi ultimi anni stanno nascendo diverse metodiche per produrre il cibo. Basti pensare alla carne sintetica prodotta in laboratorio, alle farine di insetti ed ora anche al cibo stampato in 3D, come ad esempio il salmone, che per quello che sono riuscito a trovare sul web sembra che gli ingredienti usati per creare questo cibo che ricorda il salmone, per aspetto, consistenza, sapore e valori nutritivi, siano alcuni tipi di funghi, soia, olio di semi di girasole, coloranti naturali, additivi, antiossidanti ed inoltre vengono aggiunte delle vitamine del gruppo B, come ad esempio la vitamina B12. Ma è sicuro mangiare questo cibo? Sicuro è sicuro, come sono sicuri per la salute i cibi a base di farina di insetti. Ricordate che prima di essere immessi nel commercio, gli alimenti o anche i vari ingredienti devono essere approvati da un'agenzia. Questa agenzia è l'EFSA. Che vuol dire EFSA? Significa Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare, che va a valutare scientificamente tutti i rischi che potrebbero compromettere la salute. Alcuni di voi si chiederanno: ma è valido questo prodotto sintetico stampato in 3D a livello nutrizionale come il salmone vero? Sì, però scusate, sembra quasi una presa per il culo. Perché se devo ridurmi a mangiare un cibo costruito, preferisco spostare la mia alimentazione verso fonti interamente vegetali, senza queste tecniche che creano cibo che è uguale a. Comunque, quale sarà realmente il cibo del futuro? Se hai un'idea, scrivila nei commenti. Lo scopriremo poi con il tempo se ciò che avete scritto sarà vero oppure no. Comunque, ragazzi, siamo giunti alla fine del video. Io ho ripreso
questa produzione di video didattici, di curiosità, dove andiamo a, o vado a, spiegare dei concetti complessi nella maniera più semplice possibile, considerando anche quello che scrivete voi nei commenti, per trarne spunti, perché io prendo spunti da ciò che scrivete e anche per cercare di approfondire ciò che volete sapere. Bene ragazzi, non vi resta che lasciarvi l'appuntamento al martedì della live tecnica, dove rispondo alle vostre domande. Potete farmi qualsiasi domanda anche sul vostro percorso, che magari non sto seguendo io, nutrizionale o di allenamento. Il giovedì, live di gioco. Adesso sto portando giochi horror, quindi se volete divertirvi con me, collegatevi. Sono imbranato nel giocare, quindi mi aiutate tantissimo. E il venerdì riprendiamo questi tipi di video tecnici o anche intrattenitivi. E poi non dimenticate che ogni giorno c'è uno short. E su Instagram, se seguite le storie, magari avete anche qualche informazione in più. Bene ragazzi, non resta che salutarvi, lasciate un like, iscrivetevi e ci vediamo al prossimo video.